Allora, qui c'è praticamente tutto un po' organizzato come al solito mio alla Carlona. Vediamo, vabbè, abbiamo il foglio è attaccato alla tavoletta perché qui io la sto lavorando in verticale con lo scotch su tutti i lati. Questo conviene così il foglio non si imbarca. Questo conviene farlo, vi conviene farlo anche a voi. Qui sull'inquadratura vedete c'è un'altra telecamera che riprende dall'alto. Le tempere, sicuramente conviene usare le tempere in tubetto, però siccome vi ho consigliato di lavorare con le pasticcone della Giotto, con quelle lavorerò anch'io. C'è una matita che mi serve per il disegno, acqua, carta, qua sotto, anche se non si vede. C'è della carta o uno straccio come preferite, questo è lo scotch, il nastro che mi è il nastro di carta che mi è servito per attaccare il foglio alla tavoletta. I pennelli sono questi due, uno è da circa un centimetro e qualcosa, l'altro è circa da mezzo centimetro. Limito come dire, limito l'attrezzo perché fa bene alla mano, cioè si impara a usare a tirar fuori il massimo dal minimo numero di attrezzi e questo conviene sempre. Allora, detto questo, la prima cosa che faccio è traccio in maniera, come vi ho detto, assolutamente generica, generale. Non so se si vede, questa è una 4B micromina, ma solo perché è quella che mi è capitata sotto le mani. Farò il disegno più o meno grosso quanto mi serve. Io ho questo, a questa altezza circa ci saranno uno, poi sale, poi scende, poi sale. Poi il disegno in questo caso non è che è così poi così importante, più o meno, poi se ne va giù così e qui c'è un'altra, questo forse è troppo, ecco, è così. Dopodiché circa a questa altezza c'è una fascia di alberi. Questa fascia di alberi, anzi, me li disegno uno, due, questo è più alto. Di nuovo vi dico, qui il disegno effettivo non è così importante. Importante è cominciare a capire come orientarsi, come guardare. Questa è una lezione che va bene sia per, come dire, sia per l'olio che per il guazzo o la tempera. Che dir si voglia, qui ci sono delle ombre, qui poi ci sarà del madè, e qui sotto c'è un'altra fascia che va giù così, che poi va fuori inquadratura. Perché l'inquadratura mi finisce qua circa. Deciso questo, devo decidere i primi passaggi che darò. Intanto me lo devo fare. E quindi la prima cosa che faccio è mettere acqua qui sul nero, perché me ne devo preparare tanto, e mettere acqua sul bianco. Io che sono ricco userò due pennelli per far questo, uno per il nero e uno per il bianco, sono uguali, anzi questo è meglio mi sembra, quindi mi sa che userò quello. Dopodiché faccio l'impasto. Ci lavoro un bel po' perché sennò adesso mi sta dando fastidio sta cosa. Questo per le riprese, abbiate pazienza. Faccio un'altra cosa. Questo lo tolgo. Chissà se riesco a fermarlo, perché mi dà fastidio che balli. Vabbè, ma io sono uno viziato, abbiate pazienza.
Ho capito anche perché ho smesso in questo periodo ultimamente di fare le riprese, perché è complicato, devi preparare un sacco di roba. Allora, dopodiché, qui sto continuando a impastarmi il bianco, e lo metto, poi taglierò sta un po' di roba. E lo metto qua. Me ne devo preparare un bel po', perché mi servirà per gli impasti. Ricarico il pennello, lo rimetto qua e mi carico ancora colore. Sicuramente adesso che lo sto facendo è meglio comprarsi questi due tubetti di tempera. Sempre Giotto, non comprate gli acrilici di Lidl perché sono odiosi. Sembrano uno strano yogurt sbagliato. Non hanno forza proprio i colori, quindi forse io sono viziato, può darsi. Adesso io personalmente uso un altro pennello per impastare il nero. Allora, 1, 2, 3, il 25, questo è il 25, questo è il 50, questo è il 75, qui metterò il nero. Eccolo qua. Devo farne tanto, è denso. Voi invece avrete scaricato il pennello del bianco. Cioè, ci vuole un po' di pazienza a fare sto lavoro, eh. I tubetti si fa prima, che il colore parte denso e va solo diluito un po'. Invece il pasticcone ci crea problemi. Però perché vi ho consigliato i giochi? Perché costano poco questi cosi di Giotto. E poi non so se non so, sempre lì la storia, non so se quello che faremo più avanti richiederà tantissimo utilizzo di tempera o di guazzo, anche se da quello che vedo in effetti, cioè è un buono strumento per fare abbozzi. E poi siccome è piuttosto grezzo, cioè poco raffinato, costringe a fare poche chiacchiere, poche leziosità, perché quello che conta è sempre l'insieme. E quindi è un po' come l'acquerello, no? Cioè, ci sono dei colori acquerello estremamente costosi. Ok, ho fatto. Allora, praticamente adesso prendo un po', diciamo che ho fatto, prendo un po' di questo nero e me lo metto qua. E già ho sbagliato perché dovevo partire dal bianco e non dal nero, però ormai, vabbè, lo levo, lo scarico. A tempera conviene sempre partire dal colore più chiaro se si deve fare un impasto. Allora, adesso prendo il bianco e lo metto qua. Ok.
col nero vediamo che cosa ottengo. In realtà sto ottenendo un 25%, eccolo qua. Questo è il mio 25%, peraltro non me ne serve molto, quindi me lo metto addirittura qua il mio 25%. E ne faccio altro. Poi 50, e 75. Allora non so se si vede, vediamo se lo riesco a mettere sotto la telecamera. Sì, io c'ho le gradazioni, vedete, dal nero assoluto. Forse 75 lo posso fare un po' più chiaro, al bianco. E me lo scarico. Mi fa paura. Lo scarico qui, perché non voglio inquinare i colori, quindi adesso me lo prendo da qui e l'aggiungo. Eccolo qua, l'ho schiarito un po'. Ho fatto una cosa rischiosissima. Tutto sommato, forse conviene schiarire anche questo, il 50%, per ottenere una scala effettiva. 1 e 2. Ok, vediamo un po' che ho combinato. Sì, il 75% a questo punto è giusto. Adesso scarico bene il pennello e alleggerisco anche il 50. Ancora. Questo lavoro richiede cura, la preparazione dei toni. Oltretutto tenete presente che la tempera cambia asciugando, quindi poi diventa abbastanza relativo. A questo punto detto questo, il pennello è scaricato. Guardate come scarico. Non so se avete visto. In questa maniera inquino il minimo indispensabile l'acqua. Cioè non faccio la cosa che viene naturale ai bambini, di sciacquare il pennello. Il pennello lo carico solo di acqua, così, altrimenti dovrei avere almeno due barattoli d'acqua, uno per sciacquare i pennelli e uno per avere dell'acqua pulita se mi serve. Adesso faccio un'altra cosa ancora prima di andare avanti. Con la matita, quello che ho visto è che, per esempio, qui c'ho una zona, questa è una zona di ombra, mentre questa parte qui è una zona più luminosa. E ne dovrò tenere conto. Quindi io mi lascerò qui, anche c'è una zona così, qui c'è ombra e qui c'è luce. Qui questo ciuffo sta così, qui rientra così e rientra così, e anche qui di nuovo c'è una zona di ombra e una di luce. Questo sta così. Forse sto andando troppo in dettaglio, perché io sono uno tendenzialmente molto pignolo, però mi ritengo, perché così posso un attimo di ripulitura, ecco
Anche questo me lo levo, mi dà fastidio. Ok. Adesso ho il pennello pulito, lo carico e faccio il primo passaggio corrispondente al notan. Allora, e lo faccio, parto da sinistra, do. Anche qui c'è tutta una zona molto scura. E uno, e due. Sicuramente questa è una zona di ombra. Poi tutto questo è tutto pieno. Oh, guardate che tipo di pennellata sto dando, la più fluida possibile. Cioè, non ha, ve lo assicuro, un'altra cosa nel quale c'è il no, c'è da mettere il più scuro, è questa. Ok, dopodiché qui c'ho un'altra zona. E questo è scuro. Questo è il primo passaggio. Fatto questo, devo avere con la tempera un po' di pazienza. Per esempio, con l'acrilico avrebbe già tirato. Però l'acrilico è troppo complicato da usare per altri motivi, quindi non ve lo consiglio. Quello che dobbiamo fare è dobbiamo avere la pazienza e lasciarlo asciugare. Anche se io pazienza non ne e provo a lavorare direttamente. Allora mi vado a prendere il 50. Col 50 vado a creare, quindi questo qui è il notan. Col 50 comincio ad andare a creare questa zona, quest'altra zona. Già sto cincischiando, vedete quanto è facile andare a cincischiare? Poi c'ho quest'altra zona qui. Va così e così. Dopodiché quelle montagne laggiù, questo deve diventare 25, però non lo se no lo devo toccare, quindi col 50 vado a creare. Poi qui sempre col 50 vado a creare quest'altro, anzi in effetti questo qui è tutto 50. E qua sotto, vedete che usando il pennello di spigolo diventa un pennello molto molto fine volendo. Qui poi ci saranno delle ombre. Qui ce n'è un'altra. Sì, questa è una palizzata, ma me ne frego. Vedete che, ecco, di nuovo vi sto facendo vedere un altro uso
cioè, usato di traverso, di lato così, posso tracciare delle ombre molto. E anche qui ci avrò. A questo punto posso andare a caricare un po' più scuro, sto 75. Sto correggendo il 75 perché è un po'. Sempre lavorando e me lo scurisco ancora. Ricarico il pennello di bianco praticamente per ottenere un grigio leggero. Questo grigio leggero lo vado a usare in varie zone, per esempio questa qui, questa. Qui c'è una zona più chiara e la vado a ritagliare. Serve altro bianco. Come vedete, sto cercando di ottenere delle zone ben distinte. Cominciamo a dare proprio un po' di bianco, per esempio qui, dove serve il senso della vegetazione, di questi cespuglioni. Adesso comincio a usare il bianco, lo uso in maniera molto densa. Riprovalo, vabbè, non mi frega niente. Quello che sto facendo io non so bene cosa, perché il risultato lo posso vedere solo quando la tempera è asciutta e quindi solo quando potrò interagire. Adesso vediamo un po' di aggiungere. Allora, intanto vorrei un colore chiarissimo, ancora più chiaro quindi diciamo un 10%. Da stendere nel cielo, perché il cielo, non vi spaventate, è più chiaro.
Sfumo col bianco. Adesso un po' di bianco mi serve qui. Questo è troppo chiaro, questo, la carta non la posso lasciare così. Adesso c'ho da dare un po' di toni chiari. Anche questi non so fino a quando non è asciutto, non so che sto facendo. E poi però comincia a dare dei particolari a questo punto. Posso cominciare ad azzardarmi a usare un pennello più piccolo per qualche particolare. Allora, intanto comincio con del bianco molto forte. Vedo che ho fatto, mi sono caricato il bianco qui e lo sto addensando ancora di più sulla pasticca. Per perché qui. Adesso in primo piano mi serve molto più contrasto, quindi pulisco il pennellino e vado a dare qualche ritocco di nero assoluto. Scarico il pennello perché c'è troppo colore. Con un bel 50%, andiamo ad aggiustare
zone, qui c'è troppo colore. È importantissimo il dosaggio, cioè la quantità di colore che si ha sul pennello è fondamentale. Ecco, che adesso lo so. Adesso sto usando il pennello praticamente sp appena sporco. In primo piano mi servono un po' di dettagli, ma anche qui devo fare qualcosa che abbia un po' di senso. Qui mi serve più luce, e anche qua. Adesso sto usando l'acqua, che mi serve per ammorbidire un po' certi passaggi prima di dare dei tocchi decisi nelle ombre. Però
Qui ci sono dei passaggi troppo violenti. Che mi conviene ammorbidire. Perché la tempera si scioglie e quindi cioè trasformiamo il difetto, diciamo, in pregio. Qualcosa di simile a quello che si può fare anche a olio, no? Tu c'hai tutta la superficie. Adesso invece qui mi servono dei tocchi forti di bianco. Non si vedranno finché non sono secchi. Puliamo il pennello. Alla prossima volta vi faccio vedere come uso la spugna. Uso una spugnetta di quelle per lavare i piatti, umida, e scarico il pennello sulla spugnetta. Questo lo faccio spesso quando lavoro. Adesso mi serve il nero. Lo faccio spesso quando lavoro con gli acrilici. Esagerando. Ok, adesso andiamo a cercare qualche ombra, però non proprio. Qui c'è troppo colore.
troppo di bianco e direi che adesso avete la prova di come uno pignolo riesca a andare a cercare di fare particolari impossibili anche se sono impossibili, perché il pennello non me lo permette. Va bene, basta. Credo che, come dire, questa dimostrazione sia andata anche troppo oltre. Sì, qui ci sarebbe da fare delle altre cose, però queste a me viene da fare qui del lavoro perché sono abituato a quello che si può ottenere con l'olio, mentre non so cosa si ottiene e cosa no. Ok, questi ultimi colpettini. In realtà qui ci sarebbero dei pali, delle cose, però non ha forse una vigna. Ah, qui è un palo continuo. Però siamo alla calligrafia praticamente. Adesso sto veramente esagerando, però mi servono dei punti di contrasto molto forti in primo piano. Ok, direi che abbiamo fatto abbastanza.